Messi, aiuta Messi, gol! Messi, immense Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 ¡Hola!
Oh la la, se dal Barça es a Mallorca ya. Buona nia a tothom, buonasera a tutti da Radio Barça Italia, qui su Radio Roma Futura.it. Maxi Morgante che vi parla dallo studio di Radio Roma Futura.it, ubicato a Via Nomentana 643, quartiere Montesacro, Roma, dove è la sede della Pegna Blaugrana di Roma, l'unico fan club italiano per ufficiale per del Barça, per Roma e centro sud Italia. Con me in studio non poteva mancare che il nostro periodista argentino è il flaco Alberto Polinori. Hola, salve a tutti. Qui un'altra bella puntata di Radio Barça Italia. Benissimo Alberto, un'altra puntata di Radio Barça Italia. Ci scusiamo per essere andati in onda con questo ritardo, ma insomma problemi di traffico a Roma oggi ci hanno imposto questo ritardo, ma insomma recuperiamo molto velocemente durante questa puntata. Allora Alberto, andiamo subito ai titoli di questa puntata di oggi, 14 dicembre 2017. Il Barça che vince al Madrigal, io lo chiamo ancora al Madrigal, sì, di Villarreal, lo stadio della ceramica, esattamente, per 2-0 le reti del Charrua, Suarez e del dios del football Leo Messi, tutto nel secondo tempo. Barça che aveva la pressione delle proprie inseguitrici, perché il Madrid vince bene 5-0 contro il Siviglia il sabato, e vince anche il Valencia l'Atletico Madrid che vince 1-0 sul difficile campo del Betis. Il Valencia invece aveva giocato insieme al Real Madrid il sabato e aveva vinto 2-1 in casa contro il Celta Vigo, insomma, che aveva praticamente anche pareggiato. E il Barça appunto che vince 2-0, tutto nel secondo tempo, da un primo tempo dove il Barça ha mancato alcuni gol, giocando anche discretamente bene, però insomma vedevamo un po' di difficoltà, però poi dopo l'espulsione di Rabah al 60esimo per un bruttissimo fallo su Sergio Busquets, entrato con il piede a martello molto alto, hanno protestato molto i giocatori e la panchina del Villarreal, ma l'espulsione era nettissima, sì, un fallo molto molto una brutto, bestialità. Esattamente, poi arriva al 72esimo il gol del Charrua di Suarez su una grande azione preparata da Leo Messi e da Paco Alcácer. Paquito che è entrato a sostituire Denis Suarez al 58esimo, Denis Suarez a mio avviso poco presente, poco sì, incisivo nei momenti sì, importanti, sto ragazzo però si perde sempre sì. E poi il gol del Leo su un errore della difesa, un pressing del Barça, il Leo poi è andato te lo avevo detto io dico sì, quando sì, ho visto che se sono cominciati un po' a smarrire, no, i difensori, dico questi vanno a fare una papera e lì le facciamo un altro. E così Ter Stegen impegnato nel primo tempo in una grande parata come lui sa fare in questo periodo, e però il Barça, ricordi, ha preso due pali, uno con Piqué e uno con Suarez, quindi insomma ha legittimato, quello del Piqué è stato clamoroso, esatto, di testa su un calcio d'angolo, ha legittimato nettamente questo tipo di vittoria. E diciamo che su tutti, insomma, il buon recupero del Charrua, grande partita, grande gol, si è mosso bene, ha preso un palo, sì. Ovviamente anche il Leo come al solito, e si è perso un altro gol pure Suarez su 1-0 anche, sì. E poi bene Paquito quando è entrato, molto bene. Bravissimo a giocare sulla fascia sinistra, andare a prendersi il pallone, bella nell'azione, a movimento, molto bene. Ci è sembrato sottotono Paulinho, che forse comincia ad avere, poi ne discutiamo questa sera, comincia ad avere un po' l'abbassamento diciamo della condizione. Lui veniva dalla Cina, che era già cominciato il campionato, quindi aveva fatto un altro tipo di preparazione. Vedremo se sarà questo il problema di Paulinho. E ovviamente per il resto la difesa bene, Vermaelen così mi sono messo un po' paura, sì, perché due o tre volte le azioni importanti, mamma del Villarreal, c'è sempre Vermaelen che dentro l'area si perde l'uomo, mia. No, lo conosciamo Vermaelen, purtroppo vabbè, è questo in attesa del ritorno di Mascherano o di un TD. Mascherano vuole andare via, e ormai è fatto, oggi si titolava
si titolava sui giornali Adios Mascherano, però il Barça gli chiede di aspettare che si trovi un sostituto. Esattamente. Notizie fresche proprio ad oggi: la squadra del Barça è tornata oggi agli allenamenti dopo 2 giorni di riposo. Ter Stegen non si è allenato con il gruppo, invece ha fatto un lavoro specifico di forza. Mentre che c'è una molto bella notizia, sì? Dembélé accelera. Oh. La recuperazione dell'attaccante francese va migliore del previsto. Oggi ha fatto l'allenamento completo con i suoi compagni. Evidentemente questo è un nuovo passo avanti verso la recuperazione definitiva. Mentre che Rafinha oggi ha fatto anche l'allenamento con i suoi compagni. E Iniesta e Mascherano, quello che dicevi te, sembrano stare in condizione per ricevere l'alta medica per giocare contro il Deportivo La Coruña domenica al Camp Nou. Quindi questo ci dice, Alberto, che c'è la possibilità di vederli già in campo. Ricordiamo perché è mancato anche Don Andres Iniesta in mezzo al campo. Si vede la sua mancanza. Esattamente, si è visto fortemente. Allora, altro argomento della serata ovviamente è il sorteggio di Champions League. È stato come avevamo previsto, come prevedo. E come tu dicevi, ha incontrato il Chelsea. E tu dicevi, il più probabile che ci capita una inglese. Esattamente, no, inglese. Doveva capitare una sola inglese. Una sola inglese, vabbè. Nelle seconde, le altre 4 erano tutte, quante nei primi. Diciamo che non abbiamo incontrato il Bayern Monaco, e secondo me questo già è un fatto positivo, perché tra i due, secondo me, il Bayern Monaco è molto più forte. È molto più forte il Bayern, sì. Però, certo, ci poteva capitare. Io penso allo Shakhtar, che è capitato alla Roma, molto fortunata la Roma nel sorteggio. Perché è riuscita a evitare le spagnole, sia al Siviglia che al Real Madrid, che gli erano, come dicevamo la settimana scorsa, rischiavano di capitargli. Non ci è capitato il Porto e il Basilea, però per la grande percentuale di possibilità che ci capitava il Chelsea, c'era per tutte le cose che abbiamo detto la settimana scorsa. Grande altro ottavo di finale è Paris Saint-Germain Real Madrid. Real Madrid questa volta non è stato aiutato dalle palline calde. Questa volta no. Ecco. Capitato il Paris Saint-Germain. Allora li diciamo, perché il 13. Una cosa, hai visto di quello che si parla, che Neymar va al Real, no? Sì. E ha detto Cristiano Ronaldo che se arriva Neymar, lui a gennaio se ne va. No, aspetta, perché Neymar quando arriva? A gennaio? Sì, ma no, ma come si, Alberto? Quelli erano i commenti. Se arriva me ne vado, ha detto. Se ne andrà l'anno prossimo. Ma non credo Neymar, forse 2 anni. Comunque Neymar andrà al Real Madrid. Questo lo sanno anche i Sassi, come si dice a Roma, Cerci, San Pietrini. Lo sanno che andrà, ma farà. Quelle sono le voci. Ma si sa perché è brasiliano e quindi è Brazuca. E quindi poi alla fine ci andrà al Real Madrid e farà la stessa.